Ciao a tutti, Lazar Kaganovic per Radio Meglio di Niente alla guida, e facciamo una piccola intro per il nostro nuovo programma che si chiama L'Isola dei Cannibali, che per chi non lo sapesse era un posto dove la gente veniva mandata da Stalin a mangiarsi tra di loro perché non c'era cibo. Sarà una rassegna stampa settimanale degli eventi più scandalosi, divertenti, stupidi e intelligenti, con un breve commento motivato e argomentato in buon italiano, spero, e non come faccio di solito su Twitter mandando a fanculo le persone. Aspettiamo, essendo il pilota, i vostri suggerimenti, le vostre critiche, le vostre idee. Mi raccomando, non siate volgari, a quello ci penso io. Ho la deroga Piantonello Zedda, che mi ha detto che però andrò all'inferno, ma d'altra parte già un Lazzaro fu resuscitato, quindi resto ottimista. Ciao ragazzi e statemi sani, seguite la puntata, iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Ciao ciao! Ciao a tutti, Lazar Kaganovic per Radio Meglio di Niente. Apriamo le danze con la nostra nuova rubrica, L'Isola dei Cannibali. Chi mandiamo a farsi mangiare vivo dalle guardie? No, morto, vivo, non importa. Comunque a farsi mangiare dalle guardie. Oggi è stata una giornata intensa perché diciamo che la questione Assange ha, come dire, come diciamo a Milano, hanno aperto le gabbie, ma anche i tombini, perché effettivamente è una fogna, non un fogno, una fogna. E vogliamo parlare di Riotta? No, non ne vogliamo parlare di Riotta. No, non ne parliamo di Riotta. Parliamo invece di questa simpatica informazione che abbiamo più o meno tutti avuto, ed è che il Fondo Monetario Internazionale ha dato 4,4 miliardi di dollari all'Ecuador due settimane fa. Il signor, credo Moreno, non vorrei dire cazzate, ma ha detto che Assange praticamente sporcava l'ambasciata e litigava con le guardie. Questo è il primo di una serie la prima di una serie di minchiate che ho sentito oggi. Teniamoci informati, basta. Ciao a tutti da Lazar Kaganovic, seconda parte di L'Isola dei Cannibali. Tra quelli da mandare a farsi mangiare vivi o a mangiarsi tra di loro, c'è sicuramente servizi segreti, istituti di prevenzione e governo francese. Comunque vadano le cose, non c'è modo al momento di capire cosa sia successo. D'altra parte, quello che abbiamo potuto vedere sono stati la crema degli intellettuali cosiddetti di sinistra, in realtà sapete benissimo come la penso, coprirsi di ridicolo commentando quello che è successo in maniera assolutamente delirante. Saviano non ce la fa più, povero uomo. La Borgia non ce la fa più, povera donna. Sono veramente imbarazzato per loro. Non mi viene niente di simpatico da dire. La striscia satirica per il momento non è satirica, ci dispiace, ma è venuto giù un monumento molto importante, qualcosa di storicamente rilevante per tutti quanti, identità e riconoscimento sociale per non lo so quante generazioni ci stanno in 800 anni. Ci penseremo, scopriremo cosa è successo, anche se puzza veramente di false flag. Ma sono vere tutte le ipotesi, quelle che ho scritto nel mio tweet. Incidente? Tutto sbagliato. Sono dei cialtroni. Attentato? Tutto sbagliato e sono dei cialtroni. False flag? Tutto sbagliato e sono dei cialtroni. Ciao ragazzi. Lazar Kaganovic per Radio Meglio di Niente. L'Isola dei Cannibali. Continuiamo la nostra rassegna. Pazzi più pazzi. Con una cosa bellissima che sta succedendo tra ieri e oggi, ed è questo disperato tentativo di non ho capito come si muovono e cosa pensano. Stanno praticamente cercando di associare e di trovare una correlazione causa-effetto tra nazionalismi, so-called fascismi, cambiamento climatico, Greta e incendio di Notre Dame. Tutta roba che non c'entra un cazzo, alcuna neanche esiste, tipo i fascismi. Quindi proseguiamo con questa bellissima, questa full immersion nella
perdita della salute mentale di alcuni commentatori, anche mainstream. E allora spezione 4, dove mi pongo una domanda complicata e semplice allo stesso momento. Vorrei chiedere in particolare a Roberto Saviano che cosa cazzo c'entra l'incendio di Notre Dame con i morti nel Mediterraneo. Questo vale anche per la Murgia. Ragazzi, smettetela di bere, o se bevete, bevete alcol, quello con il nastrino del monopolio, non quello fatto dallo zio nelle cantine di Caserta, che quello lì è illegale e vi fa diventare ciechi e scemi. Non si può andare avanti così. Spezzone 5, la Zar Kaganovic per l'Isola dei Cannibali, dove rifletto sul da farsi e stavo pensando di dare un taglio a questa rubrica, un po' quello che fa Sargon of Akkad. Non so se lo conoscete, uno youtuber inglese conservatore, un commentatore politico piuttosto in gamba. Sargon of Akkad con 2K, prende il nome da un antico re babilonese. Quindi l'idea sarà questa: lui fa questa rubrica che si chiama This Week in Stupid, in cui racconta le peggiori cazzate che sono successe nei periodi recenti. Oggi, come spezzone 5, ho appena ricevuto una segnalazione da Barbara Tampieri Leindak su Aaron Motsoaledi, ministro delle sanità sudafricano, che ha fatto notare a tutti come la prima causa di morte in Sudafrica sia la morte. L'ho detto proprio così, c'è un comunicato stampa. Poi abbiamo scoperto nella stessa mattinata che We Do Not Have Time, l'organizzazione che sta dietro a Greta Thunberg, manda tweet sponsorizzati in cui sponsorizza se stessa sostanzialmente, e Greta viene ricevuta al Parlamento Europeo, cosa che succede più o meno a tutti quelli che fanno una serie di venerdì di sciopero. È praticamente uno standard. Anche io penso che se scioperassi due venerdì mi chiamerebbero all'ONU, ma questo oramai lo sappiamo che funziona così. Spezzone 6, altra piccola polemica da sviscerare: Charlie Hebdo e il suo pessimo gusto. Bisogna dargli atto che ce l'hanno con tutti il pessimo gusto, quindi questa cosa gli fa onore. Fa schifo Charlie Hebdo? Sì. Deve chiudere? Dipende. Deve essere impedito di esprimere la loro satira graffiante e disgustosa? No, non ce ne frega un cazzo. Vogliamo che chiuda? Non compriamolo. O se no, se mi lasciate fare, io li mando all'Isola dei Cannibali e si mangiano fra di loro. Spezzone 7 dagli uffici ATS di Regione Lombardia. Mirta Merlino è stata nominata ambasciatrice dell'UNICEF. Aspettiamo con ansia che lei interceda per fare sì che UNICEF si costituisca parte civile rispetto alla sparizione dei fondi da parte della famiglia Renzi. Non so perché, ma sento odore di... Non credo che lo farà.